io sono contentissimo per le prestazioni, ma tutto questo è dovuto all'ottima squadra e il gruppo che siamo. Il mister al primo tempo ci ha detto continuate così, che loro verranno da noi e noi facciamo il loro gioco. Abbiamo trovato il primo gol, non abbiamo mollato, stiamo continuando a dimostrare a tutti quanti il gruppo che siamo. Siamo tutti giovani, dobbiamo imparare, ma i punti oggi, un punto oggi importantissimo l'abbiamo portato a casa e ringrazio tutti quanti perché siamo un gruppo spettacolare, fatto da persone bellissime, tutti piccoli ed è bellissimo. Subito dopo il gol del pareggio sei andato vicinissimo al 3-2, è uscita davvero di poco. Sì, ma ripeto, sono contentissimo per la prestazione, ma oggi era importante portare a casa più punti possibili. Siamo riusciti con un punto, stavamo sotto 2-0, quindi va bene così. Prima o poi i gol verranno da soli. Devo dire, noi abbiamo fatto un grande primo tempo dove probabilmente potevamo anche chiudere la partita. Abbiamo avuto anche diverse occasioni. Il secondo tempo, è venuta un po' meno la compattezza del primo tempo e probabilmente abbiamo dato campo al Delfino e l'abbiamo praticamente fatta rimettere in partita con un paio di errori difensivi. Alla fine forse avremmo meritato qualcosa in più vedendo anche l'andamento di tutta la partita. Complimenti a loro, a Delfino che ci ha creduto fino alla fine. Per noi resta l'amaro in bocca perché questa è la seconda volta dopo Montesilvano che chiudiamo il primo tempo in vantaggio di due gol e non riusciamo a chiudere le partite. Dobbiamo lavorare probabilmente anche su questo e spero che dalle prossime partite si entri durante i secondi tempi un po' più concentrati.